Il primo ministro Modi conosce perfettamente la posizione italiana, diciamo a sostegno, pieno sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina, e credo che condividiamo entrambi l'auspicio che l'India possa, in qualità di presidente del G20, svolgere un ruolo centrale nella facilitazione di un percorso negoziale verso la cessazione delle ostilità. La prima visita del primo ministro Meloni, vorrei dare al Presidente del Consiglio un caloroso benvenuto a lei e alla sua delegazione. Nel corso delle elezioni l'anno scorso i cittadini dell'Italia l'hanno eletta come una prima donna Presidente del Consiglio e come la donna Presidente del Consiglio più giovane. Quindi di fronte a questo conseguimento vorrei esprimere a nome mio e di tutto il popolo indiano i più vivi rallegramenti. E abbiamo avuto quindi il nostro primo incontro durante il G20 di Bali. Sì, c'è stata, diciamo, una posizione di alcune regioni che si sono differenziate dalla maggioranza, ma mi auguro che col continuo del processo che vedrà dopo l'attuazione dell'autonomia differenziata si possa trovare anche una ricomposizione con le regioni che oggi hanno espresso parere contrario. Per quanto riguarda l'autonomia differenziata, il percorso è stato avviato, riteniamo che non si possa interrompere, ma anzi noi, specialmente noi regioni del sud, dobbiamo essere partecipi a questo percorso perché dobbiamo controllare che si calcolino prima i livelli essenziali di prestazione, i costi standard, i fabbisogni e la valorizzazione a costi standard. Niente, sono molto contento, c'è stata un'ampia discussione, l'Assemblea ha approvato, la conferenza ha approvato il progetto di legge del Ministro Calderoli, per cui finalmente il percorso per l'autonomia è partito e noi siamo confidenti sul fatto che si possa arrivare presto a una risposta positiva. A larghissima maggioranza, ma soprattutto ricordiamolo, si dà finalmente corso al dettato costituzionale che prevede l'autonomia. Non è la secessione dei ricchi, ma la volontà di dare modernità, efficienza e responsabilità a questo Paese. La Puglia ha espresso un parere contrario sul DDL Calderoli e ne ha chiesto il ritiro. Abbiamo l'impressione di una continua accelerazione su un processo del quale non si conosce l'esito. L'Italia ha tutto l'interesse a mantenere una gestione ordinata della finanza pubblica. La riduzione realistica, graduale e duratura dello stock del debito pubblico è indispensabile per liberare l'Italia da una situazione cronica di assenza di spazi fiscali da utilizzare per il perseguimento di politiche che consentano di tenere il passo degli altri partner europei.